Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi What's in my bag? So che questo video mi fa ridere perché dico, ma che lo faccio a fare? Cioè, è ridicolo. Però alla fine ho pensato di farlo perché fondamentalmente non è che uno, poi non lo so la gente per quale motivo lo veda, però secondo me, cioè io lo vedrei per passare un po' di tempo, tipo, non so voi quando vedete i video, però tipo io, a me piace guardare i video quando sto a letto prima di andare a dormire, mi rilasso, mi fanno compagnia le persone che fanno i video, che seguo, che mi piacciono, e quindi ho pensato, è un video di curiosità. Curiosità, di passatempo, per insomma tenersi compagnia, ecco. Quindi la borsa, io ho preso come stava la borsa e ve la mostro senza modificare nulla, perché è così che io porto in giro la borsa, poi deve essere massimo veritiero, quindi vedremo cosa ci uscirà. Allora, la borsa che ho adesso, che sto utilizzando in questo periodo, che praticamente non la cambio da un mese, l'ho portata quando sono andata a Milano, perché è molto capiente e pratica, essendo nera l'ho potuta mettere con un sacco di cose. Comunque è di Silvia Nietzsche. È molto carina, è particolare nei copelle nera, poi all'interno un verde barra giallo lime, molto carino anche. All'interno ha uno scomparto soltanto, che è questo qui, una tasca con un bottone, e poi abbiamo la tracolla, che però io non utilizzo quasi mai. E vi dicevo, appunto, è molto pratica, è capiente, è una bella borsa, secondo me mi piace tanto per il giorno, ovviamente, per tutti i giorni. Allora, andiamo subito a cominciare. Mi prenderete per pazza, non lo so, però io amo l'ordine, amo la praticità. Quindi, praticamente, la cosa divertente di questo fatto, di questo What's in my bag, il mio What's in my bag, è che praticamente io ho la borsa perfettamente in ordine grazie a questo aggeggio che praticamente inserito nelle borse, ovviamente quelle grandi, nelle borse da giorno dove abbiamo mille cose, mettete tutto in ordine, sistemato lì dentro. Quindi praticamente pure quando dovete fare il cambio borsa, che è un incubo, ci vogliono 3 secondi. Quindi già sono partita con un consiglio, vedete, parlare tra amiche è utile perché uno si dà dei consigli fantastici, secondo me. Tipo, se me l'avessero consigliato a me sarei stata felicissima. Infatti sono stata felicissima di averlo acquistato. È un prodotto fantastico. Adesso non so come facevo prima con tutta sta roba nella borsa. Comunque, quindi già vi ho mostrato il top di questa, la cosa più bella di questo What's in My Bag, di questo prodotto. Allora, quindi lo caccio dalla borsa, perché vabbè, vi devo mostrare queste cose. Intanto lo caccio e poi vi mostro questo. Intanto vi mostro cosa c'è non in questo contenitore. Allora, c'è l'acqua termale di Aven, questa adoro portarla in giro soprattutto d'estate, ma comunque anche adesso, quando magari andiamo in centri commerciali, in locali dove fa troppo caldo, magari diventiamo abbastanza lucide, oppure ci secchiamo molto la pelle perché fa proprio caldo, un caldo afoso, è fantastica. È piccolina, la versione piccola è questa qui, esce tipo sample insieme a quella grande, l'ho acquistata in farmacia e a me piace tanto utilizzarla perché ve l'erogate un po', vi rinfresca, vi rivitalizza il viso, poi anche psicologica, anche se magari è una cosa psicologica, mi piace tanto utilizzarla e quindi la metto in borsetta. Poi un'altra cosa che non manca mai nella mia borsetta è la bustina, queste qui che si ripiegano e poi appunto quando servono si tirano fuori, perché ecco qui quando andiamo a comprare qualcosa, magari avete bisogno di una busta, non lo so, a me capita spesso, io ce l'ho qui a portata di mano e la tengo in borsa. Poi c'è un altro pacchetto di fazzoletti, sono troppo carini, questi qua sono sottilissimi, sono molto pratici, sono poi elegan e molto eleganti e appunto sono dei semplicissimi fazzoletti. E poi vabbè tengo, ok, la tracolla che la tengo comunque sempre in borsa nel caso servisse. Poi non so perché c'è una mollettina, anche queste le tengo sempre in borsetta, tipo se compro delle patatine o qualsiasi cosa le voglio richiudere, io richiudo sempre le cose, mi dà fastidio quando sono aperte perché entra l'aria, non sono più buone, tengo sempre queste mollettine. Questa è fantastica, c'è un macaron sopra e le adoro queste mollette. E poi ho questa bustina che è quasi finita di noci. Tutte le mie amiche mi sfottono per sto fatto che tengo le noci in borsa perché dicono: ma che tipo le noci? Però invece sì, perché mettete un attacco di fame improvviso, oppure non so, volete qualcosa, una stupidaggine, ecco qua, mi ho mangiato una noce e state a posto. Andiamo a vedere questo aggeggio. Innanzitutto vi dico che l'ho preso su Amazon e costa pochissimo, sotto i 5 euro, tipo 3-4 euro, poi dipende, ed è
praticissimo, lo adoro. E c'è anche in altri colori, poi vabbè, alla fine sta dentro la borsa, che ve ne importi il colore. Allora, andiamo a vedere cosa ho al suo interno. Appunto, c'è un sacco di scomparti. Io qui, vabbè, ora vi faccio vedere le cose che ho, però qui c'è il portafogli al centro, c'è un fazzoletto. Qui c'è il portafogli al centro, così lo tengo protetto. Poi ci sono queste retine e poi altre scomparti ancora. E la stessa cosa dall'altro lato. E poi ci sono due cerniere qui ai lati. E qui ci tengo altre cose ancora, magari cose che volete tenere più protette. Io non è che ci tengo cose protette, ci tengo buste, però in generale per non tenerle sparse. Andiamo subito a cominciare. Allora, comincio con il gel igienizzante mani, che vabbè è utilissimo, ragazzi, ovunque andiate, non lo so, se vi dovete mangiare qualcosa, oppure se siete state in treno, in pullman, qualsiasi cosa, avete bisogno di lavarvi le mani, è utilissimo, secondo me. Si deve tenere sempre in borsetta qualcosa per igienizzarsi le mani. E qui, io questo l'ho comprato da Sien, cioè da Lidl e della Sien, infatti. E costa pochissimo, sono 50 ml, ma vi dura una vita perché ne basta poco. Poi ho una mollettina, queste servono un sacco, che capita, non so, avete i capelli sciolti, ve li dovete legare un attimo. Serve sempre, ovviamente quando vi serve non ce l'avete, poi sta tutto il tempo in borsa fin quando poi non vi serve perché non ce l'avete. Poi ho un elastico, stesso motivo, perché magari a volte serve, vi scocciate di avere i capelli sciolti, vi danno fastidio, non so, dovete fare qualcosa e vi serve. Poi ho quest'altra salviettina, questa è una salviettina invece monouso, non so dove l'ho presa, l'ho messa in borsetta perché può sempre servire per lavarsi le mani, eccetera. Poi ho, vabbè, ovviamente assorbenti, sia salvastrip che assorbenti, non entro nel particolare, ce le abbiamo tutte credo in borsa, o comunque quando non ce le abbiamo è bello quando un'amica invece ce le ha in borsa. Io le porto sempre nella borsa, ovviamente quella grande da giorno, poi proprio nella borsetta di sera, non è che me le porto se non mi servono in quel periodo. Poi ho salviettine intime, queste qui sono di cigli. E anche queste sono utili magari per delle emergenze, perché avete bisogno di sentirvi più fresche, magari siete fuori tutta la giornata e vi servono. Stessa cosa, queste qui invece sono monouso e quindi le tengo tutte quante nello stesso scomparto, queste cose diciamo per il bagno, se così vogliamo dire. Poi in una di queste grandi cerniere ci tengo queste buste, sempre per il discorso buste che servono eccetera. Ragazzi, vi giuro, mi tornano utili. Mo vi dico una stupidaggine: quando sono andata a Milano una sera dovevo andare a fare la spesa e volevo andare a, Federica disse dobbiamo tornare a casa a prendere le buste, io disse ma io ce l'ho le buste, ma veramente ce le buste ce le avevo, e quindi non siamo potuti tornare apposta a casa, quindi vedete che sono utili. Poi un altro pacchetto di fazzoletti, vabbè, perché vabbè questi qua comunque sono pochi, essendo diciamo eleganti così per bellezza ne sono pochi dentro, quindi ne ho messo già un altro pacco per quando finiscono. Ma vabbè, qua c'è il portafogli, questo è molto bello, l'ho acquistato l'anno scorso, sì, è della Moschino, è veramente bello, è trapuntato, ha questo particolare della M così a cuore eccetera, è compatto, è bello, molto 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 capiente al suo interno, guardate qua. E vabbè, ci sono tutte schede, specchietti, c'è uno specchietto minuscolo e un sacco di altre cose, beh, soldi, anche qui magari pillole per il mal di pancia, eccetera, eccetera. E quindi lo tengo qui anche per proteggerlo, perché tipo gli angoli, anche se io, ecco qua appunto, tengo le cose prelibatissime, si sono un po' rovinati, sono leggermente sbucciati, quindi tenendolo qua. Limito il tutto, quindi se si rovina non è proprio colpa mia perché ho fatto di tutto. Poi ho, allora questo vabbè lo devo togliere dalla borsa, l'avevo messo perché è una tinta labbra, diciamo un pennello per le labbra, l'avevo messo perché lo stavo utilizzando quel giorno, quindi adesso lo toglierò. Poi ho una penna, perché le penne sono sempre utili, questa me l'ha portata una mia amica da Berlino, è carina, è utile, è pratica e servono sempre le penne. Poi ho questo, che direte, ah, è un rossetto, invece è un accendino. Preso sta cosa mi sfottono da morire, perché praticamente io non fumo assolutamente, e, però l'accendino torna sempre utile, e sto dicendo, mi prendono in giro perché delle volte gente dice ah avete l'accendino, e noi no figuriamoci, no. Poi io all'improvviso dico ah ce l'ho io, e tu quanti sconvolti, perché poi tra l'altro odio il fumo veramente, è una cosa che detesto, e quindi capite, è un po' sconvolgente che io bello e buono abbia un accendino nella borsa, però è troppo bello e chic, e poi è utile e può tornare utile a qualcuno, quindi mi piace un sacco, è carino, lo tengo in borsa.
non mi prendete per pazze, ragazze, però un po' lo sono forse. Poi ho una pinzetta anche qui, una forcina per i capelli perché può tornare utile, eccetera, eccetera. Poi le chiavi di casa, il nostro scomparto, con questo carinissimo levantino. Poi ho, scusate se i miei cagnolini abbaiano, ma hanno bussato alla porta. Poi ho lime, lime per le mani, cioè per le unghie. Scusate ragazzi, sottofondo dell'abbaio. Questa fantastica la adoro perché anche il cofanetto, se non sono di Essence, perché magari si rovinano, eccetera. Il balsamo labbra di Alchemilla per idratare le labbra quando fa freddo, eccetera, mi serve. Ragazzi, scusate un attimo, mi devo fermare perché quando bussano alla porta, cioè, si scatenano dalle tane, escono dal letargo e abbaiano come pazzi, quindi aspetto che finisca. Poi ragazze, dicevo, scusate l'interruzione, un altro balsamo, me l'ho dimenticato, un altro ancora, questo è colorato, tipo quando all'ultimo momento vi dovete mettere un po' di rossetto, qualcosa per illuminare, per far colorare un po' l'altra. Ma qui arrivo! E questo qui è la Yam Tint di neve, molto bella e profumata. Poi ho l'altro balsamo labbra, questo qui che utilizzo tipo quando ho le tinte per scioglierle e levarle, e questo ormai è devastato ed equilibra. E poi ho uno specchietto, una aspirina, tachipirina, vabbè, questo per le emergenze. E poi ho le salviettine, quelle là sebo assorbenti, per magari se si lucida il viso, eccetera, eccetera. Poi, e poi vabbè, ho una barretta di cioccolato, per questa cosa mi sfottono perché dicono, ma perché se c'è bisogno per forza? Sì ragazzi, perché cioè, mi viene voglia di cioccolato, la voglio. E quindi anche la barretta di cioccolato per il momento, poi a volte c'è patatine, a volte c'è altro. Poi c'è questa qui di Lindt che è fantastica, ve la consiglio se non l'avete mai mangiata, è al wafer, buonissima, la adoro. E mia sorella che dà fastidio. Quindi questo è tutto quello che ho fatto, ragazzi, abbiamo finito subito. Poi porto sempre, 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 sempre l'acqua, però non è che sta nella borsa, la porto ogni volta, non sto mai, mai, mai senza acqua. Quando non sto senza acqua, magari delle volte ce l'ho e non bevo, però se non ce l'ho devo bere assolutamente, quindi non me la dimentico mai. Vabbè, il telefono e poi, vabbè, dipende dalle occasioni, poi delle volte o delle altre cose ovviamente, però questo è quello che ho sempre in borsetta. Tutto è l'essenziale. Io spero che il video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto un po' ridere, vi abbia, insomma, vi sia piaciuto. Io mi sono divertita a farvi vedere i fatti miei della borsa. Vi mando un bacio, al prossimo video, ragazze.